Un gioco inebriante di luci diffuse da migliaia di candele per suggellare un'iniziativa che ha riscosso anche per quest'anno un enorme successo. L'appuntamento è una calda serata di fine agosto e al Castello Ducale di Corigliano Calabro, dove per l'occasione il Maniero ha accolto i visitatori in un tripudio di candele accese per aiutare i visitatori in un percorso alla scoperta del mistero che solo il sotterraneo del castello può offrire. Così ogni angolo, ogni anfratto del corridoio del castello ha offerto uno spaccato di altri tempi, dove il gioco diffuso della luce delle candele ha garantito l'alea misteriosa, tanto da imbattersi anche nel fascino misterioso di una strega alla ricerca della sua misteriosa identità. Una sorpresa dopo un'altra, con il fascino di una bolla di sapone, una vecchia cucina imbandita per l'occasione, ma le sorprese non finiscono qua, perché anche le sale interne del vecchio maniero hanno offerto uno spettacolo inusuale, mobili arredati e impreziositi da un gioco di luci offerto da centinaia di candele. Poi una delle grandi sale dedicate alla riproposizione attraverso l'utilizzo di decine di candele della raffigurazione del castello, accompagnato dalla presenza di un pianoforte illuminato. Un percorso inusuale che ci ha accompagnato sino alla terrazza del castello, dove si sono esibiti musicisti, mentre uomini crociati in costume, con cortigiane al seguito, erano in attesa di duellare. Uno spettacolo davvero inedito per la città di Corigliano e per il successo anche per questa edizione. Tra le performance live in scena ci sono state anche quelle esclusive di Sly Like ad opera del funambolista Johnny Rope e la rappresentazione coreografica di un combattimento di cavalieri. Tra le opere esposte la mostra Negativo e Positivo di Mario Vetere, con cui gli ospiti potranno interagire grazie all'utilizzo degli smartphone. L'evento ha ospitato inoltre una performance musicale di Moses Concas, vincitore grazie al suo talento incredibile con l'armonica di Italian Got Talents, diventato tra i musicisti italiani più noti all'estero. Novità di questa edizione è stato anche il coinvolgimento di un'azienda vinicola con degustazioni mirate.